quando mi chiedevano che cosa vuoi da fare da grande, Simona, qual è il tuo sogno? Io dicevo, voglio fare la pittrice ballerina. E un po' come il vostro silenzio di questo momento, era la stessa cosa che succedeva quando ero piccolina. La reazione che ricevevo dal pubblico non mi piaceva. E il mio primo piccolo test era quello di provare a cambiare sogni. Quindi trovare dei sogni che fossero un po' più conformi a quello che magari sognavano le altre bambine. Quindi è la prima volta che mi venne chiesto cosa vuoi fare da grande, io dissi, voglio fare la maestra. Uguale alla reazione di prima. E allora ho capito che non erano i sogni che non andavano bene. Agli occhi degli altri io non avrei potuto fare nulla. E fu la prima volta in cui mi resi davvero conto che in realtà i veri limiti sono negli occhi di chi ci guarda. Per me non erano limiti. Per me usare i miei piedi come fossero mani non è un limite, è la mia realtà, è il mio modo di essere, ciò che in realtà io credo sono venuta qui a fare.